Ciao a tutti cagnacci, ciao a tutti cagnacci, come al solito, Shai riversa la sua invidia, riversa la sua antipatia, riversa il suo astio, il suo rancore verso noi vlogger che non l'abbiamo mai insultato, mentre lui continua a vomitarci addosso la sua invidia, le sue bugie, le sue cattiverie. Allora, sotto questo video Daniele Doesn't Matter dice: ah, attenzione, se non volete sentire questa pappardella che avete sentito tante volte, potete cambiare canale. Stavolta però Shai, il buon Shai, è esagerato nel suo gruppetto di schiavi. Sapete che lui è un gruppo, si chiama La Gastrite di Shai, un gruppo aperto dove tutto quello che si scrive lo può leggere chiunque anche senza essere iscritto al gruppo, quindi non ho rubato niente al privato. E ho pubblicato sulla mia pagina Facebook che trovate qui sotto tutto quello che Shai ha scritto. Se volete potete andare a vedere nella cassetta di Shai. Ecco, sapete cosa ha scritto Shai in quel gruppo? Un papiro lunghissimo nel quale dice che i soliti troll guru che vogliono creare zizzania, vedo il complotto. Shai, stai sereno. Il complotto non è contro di te, perché se tu tranquillamente ammettessi una cosa semplice, cioè che non vuoi aprire i feed, no, che non vuoi aprire, che non li vuoi usare, che usi mi piace col contagocce per non portare visibilità perché devi pensare al tuo progetto, nessuno direbbe niente. Zeb89 ha detto candidamente: per me è una mancanza di rispetto alle aziende che mi pagano. Se un'azienda mi paga per mettere il mi piace, io non lo vado a dare a chiunque. È stato molto onesto, nessuno gli dice niente, è stato chiaro. Noi insistiamo a dire che sarebbe meglio non ragionare in questo modo, però almeno nella chiarezza nessuno gli rompe le palle a Zeb89. Invece tu continui con queste miserabili bugie, con questa cattiveria, con questa invidia, ripeto, un'invidia che tiro da dentro. Non so per cosa sei invidioso, ma goditi le tue iscrizioni, goditi le tue visualizzazioni, goditi il tuo lavoro, goditi i complimenti di chi ti apprezza. Io non capisco perché quando devi riversare tutta questa cosa, tutta questa noi siamo cattivi, eccetera, lo fai in un gruppo privato dove sono tutti quanti lì a pendere dalle tue labbra, visto che si chiama La Gastrite di Shai, non si può pubblicare altro video che non quelli tuoi. Ecco. Mi chiedo perché non fai questo discorso, non partecipi a questo dibattito pubblico, pubblicamente sul tuo canale di vlog, non dico sul tuo canale, ma sul tuo canale di vlog. Perché non affronti mai questo argomento in maniera chiara? Te lo spiego io, perché preferisci buttare la frecciatina e la cazzatina che possa accarezzare il pubblico che ti adora, a cui basta veramente una piccola frase a farlo contento. Invece, se tu dovessi affrontare il discorso pubblico, dove appunto al discorso pubblico potrebbero unirsi tante persone, magari la gente vedrebbe non solo gente che ti dà retta. Io quindi capisco questo tuo timore nel voler affrontare pubblicamente una discussione e dover parlare ai tuoi. Mi sembri molto Berlusconi. Sapete Berlusconi quando dice i giudici fanno schifo? Mica quello parla per conquistare altri voti, quello parla per rimpompare i suoi. Ecco, Shooter funziona così. Vi dico cosa ha detto in breve. Ha detto che i feed sono una cazzata, che di 800.000 visualizzazioni mensili solo 23 visualizzazioni arrivano dai mi piace dai feed, che lui mette guarda 15 video al giorno, guarda 15 video al giorno, quindi i video li guarda a quanto pare, che sono americani, stranieri, francesi, eccetera, eccetera. È che lui però mette il mi piace con un ghost channel, cioè con un canale fantasma che non sa nessuno, perché vuole farsi i cazzi suoi. Ora, io voglio far notare a Shai una piccola cosa, che il mi piace, lui dice: volete dirmi che il mi piace di un canale grosso vale di più di quello di un canale piccolo? Sì, il mi piace di un canale grosso, se è libero, vale più di quello di un canale piccolo, per il semplice fatto che porta visibilità. Ora, non starò a contestare tutta quell'invidia, tutto quel rancore, tutta quella cattiveria vomitata in quel gruppo. Ripeto, facesse pubblicamente. Affrontasse questa discussione pubblicamente, io risponderò, se nel caso lo farà, pubblicamente a quello che dice sulla nostra piattaforma. Dico, voglio solo farvi vedere una cosa. Vedete questo screen? Questo screen del mio canale? Sono gli ultimi 30 giorni. Dice che il 33% delle visualizzazioni mi arriva da dispositivi mobili e il 10% da tablet. Sono due cose diverse. Entrambi però hanno un'applicazione YouTube. Ora, mi fate un favore, entrate in questo momento col vostro cellulare su YouTube, sull'applicazione, loggandovi, e ditemi cosa vedete, la prima cosa che vi appare quando entrate. Per caso vi appare una cosa come questa? Tot ha messo mi piace a? Oppure vi appare una cosa come questa? Tot vi ha messo mi piace a? Ora, il punto è proprio questo.
Non importa che il mi piace arrivi a tutti i tuoi iscritti, ovvio che non sia così, arriva una piccola parte dei tuoi iscritti. E non funziona nemmeno in automatico che porterà iscritti. Se qualcuno però, diciamo i più abili, hanno messo un titolo abbastanza buono, un'anteprima decente, quando noi entriamo nell'applicazione cellulare vediamo dell'email che ha messo mi piace a un video, se quel video ha un titolo che può interessare ai nostri gusti, un'anteprima, hai portato del pubblico a un video che hai visto, che hai apprezzato. Ora, mi dispiace che si insista con questa cosa che i feed non servono. Ripeto, entrate nei vostri cellulari, entrate nelle vostre applicazioni e quando entrate su YouTube dal computer c'è una sezione che cosa guardare dove i feed si vedono effettivamente poco. Forse lì conta di più la playlist, forse nella sezione del computer conta di più la playlist che il mi piace. Ma da quando accediamo dal cellulare, i mi piace, qualcuno dice sono nascosti. Ragazzi, non sono nascosti. Sono nascosti se tu devi andarli a trovare dentro al canale, quella è una cosa tecnica che fa un vlogger che analizza questa situazione. Il mi piace in sé per sé non deve andarla a vedere. In più lui dice, scusate, dice che i feed sono inutili. Dopo dice partecipo sotto al video di esenato, dice partecipo all'iniziativa di creare la playlist. Bene, ma sei inutile, perché fai la playlist? Altra cosa, dice io mi voglio poter fare i cazzi miei, non voglio che la gente sappia quello che faccio su internet, basta non metterlo un mi piace se tu non vuoi far vedere quello che fai a un video particolare, non capisco perché non dovresti mettere mi piace a un video che guardi, anche perché se fai una playlist pubblica dove tu hai detto di aderire, non ho capito, lì in quel momento smetti di farti i cazzi tuoi. Io non lo so, va bene, vomita quello che vuoi. Ripeto, se volete vedere cosa ho scritto per intero è qui sotto in descrizione sulla mia pagina Facebook, ho trovato tutto davvero molto ridicolo. Ciao a tutti, cagnacci.